Non mi si sente perché mi ero mutato. Grazie Orlando, grazie, porca miseria. Scusa, stavo dicendo, ora arriverà Peppe, che da tanto che non lo vediamo in live, perché poi preparo la mezza valigetta per andare a... Non si sente ancora? Adesso, ok, grazie, grazie ragazzi. Dove andremo poi a fare la mezza valigetta per Pescara domani da Stefano, poi sarà una bella giornata, vediamo un po' la Juve, vediamo un po' come c'è la Juve in campo. Tanto ciao a tutti, vi sto salutando uno per uno, adesso si sente, ok, arriva Kop, secondo me sì, secondo me sì. Ui, Gabro, ciao a te, ciao a te, ciao a te. Ah, bene, bene, bene. Blizzard, bene, 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 bene. Poi venerdì abbiamo un'altra settimanella poi di lavoro, poi andiamo a ripescare moglie e figlio. Perciò, bene, dai. Ancora non si sente? Andato, ciao, ciao. Ok, ciao, Juventino Austria, ben trovati. Ora ripeto, arriva Peppe, noi ci confrontiamo spesso in privato, pensate che abbiamo una chat con io, Peppe Palmentieri, Alessio Lavino, Guido Tolomei, Nevio Cappella, Leo Minà, Giacomo Scutiero, Garro, siamo una decina, non si può dire, non si può svelare quella chat. I nostri umori, i nostri pareri, anzi, Super Mario, good, ciao Marione, anzi. Direi che ultimamente a volte è meglio parlare nelle chat, che uno si veramente discute di tutto. Oggi stavamo parlando per esempio di Nico Gonzalez in quella chat e su 10 persone, 10 diciamo tra vocali e scritte, 10 pareri quasi diversi. Perciò è bello così, sarebbe bello sempre così. Tu parli di Ciao bello, Peppe. entro io. Ciao Peppe, Buonasera, come buonasera a tutti. Ciao, bello, come stai? stai? Io sto bene, finalmente ti ritrovo sul mio canale. Hai visto come ho scritto Frank e Peppe? Bra, hai fatto bene. Hai fatto una bella cosa. Non se ne salva uno. Esatto, stavo dicendo, partiamo così Peppe. Sì. Intanto, stiamo parlando proprio che abbiamo detto che a volte ultimamente è più bello a volte dividersi i pareri nelle chat, no? Come abbiamo fatto oggi noi con Nico Gonzalez, no? Con Nico Gonzalez, che Sì. io, te, Guido, il mister, ognuno, no? Che è bellissimo così, anziché stare sui social, dire un parere e poi a lei chiedi una fazione, chiedi un'altra e comincia gli insulti, comincia così e non ne va bene. Visto che sei appena arrivato, dimmi la tua su Nico, nel senso io l'ho letta, l'ho scritta e sono molto d'accordo con te. Perché sembrerebbe questo giocatore che è un titolare della nazionale argentina, che ha vinto comunque la Coppa America. Mi dici cosa ne pensi? Partiamo dalle cose calde e poi andiamo su Cup Miners dopo con calma. Guarda, io non so come se è vera questa trattativa o se è solo un modo di parlarne. Quello che mi interessa del giocatore è che, innanzitutto, secondo me è un giocatore pronto, subito, e ha solo 26 anni. Un giocatore che comunque, come hai detto tu, il grande organizzatore di Fantacalcio. Ah. Mario, Mario. dicevo, è un giocatore che può giocare a destra, ma anche a sinistra. Ed è un giocatore che potrebbe trovarsi benissimo nel modulo e negli schemi di Thiago Motta, però soprattutto, dicevo, è pronto e secondo me è uno di quelli che ha il carattere per poter reggere certe partite. Non si nasconde, si prende le sue responsabilità. È un buon giocatore che, se messo nelle condizioni di fare bene, potrebbe essere uno di quelli che al momento giusto ti salva la partita con una giocata, con un gol, con un tiro. Non ha paura di fare le cose, non ha bisogno di essere aspettato. È uno che comunque ha fatto la gavetta in una piazza come Firenze, che è calda. E per me sarebbe l'acquisto ideale anche per la formula. Poi
Poi, la cosa sicura, i fatti sono che la Fiorentina vuole venderlo, quindi è sul mercato. E un'altra verità è che a quanto pare comunque la Fiorentina a qualche nostro giocatore potrebbe interessare. Bisognerebbe far quadrare un pochettino le attese, le aspettative, più che le attese, dei giocatori. Io non so neppure chi è che ha in porta la Fiorentina, però se non mi ricordo male, l'anno scorso il portiere titolare si è fatto male per bene. Ha avuto un infortunio. Ma parli del primo, perché Terracciano è stato il titolare tutta la stagione. Ora non so se il primo perché se l'ha fatto male o... Se è fatto male... Come si chiama il portiere? Cavolo, non mi ricordo, ragazzi, aiutatemi. No, non Terracciano, non dice quello, Peppe, Brun. Il vichingo, il fan di Vikings. Il polacco, là, da dove l'ha preso... Comunque, quel ragazzo si fece tanto male e quindi poi Terracciano è diventato il titolare... inamovibile, però Terracciano quando sul mercato ha Szczęsny, vabbè, sono mie fantasie, ma in ogni caso forse una quadratura con la Fiorentina si potrebbe trovare e noi risolveremo in parte un problemino sulla fascia che in ogni caso con Weah e con Gonzalez non sarebbe di primissima fascia, ma sarebbe una fascia sulla quale poter lavorare, ok? E soprattutto se poi ti metti da parte qualcosa di soldi per poter puntare a prendere un altro giocatore, chi è? Ha un portiere d'albergo? No, fate un attimo i seri, come si chiama il portiere della Fiorentina? Cristian Danese. No, ma non è quello. Oddio, quello con la barba enorme, chi era? Ma manda a vedere. Ma mi state facendo... No, ma non c'è più per quello, capite che dici? Ma non c'è più. Chi era quello? Poi andò allo Spezia. Dove sta? Bagno. Portiere Fiorentina 2024, Terracciano. E fino a qua. Christensen. E chi era quello che si è rotto? Ah, questo qua, Dragoschi. Dove sta Dragoschi? Dove è finito? Dove sta Dragoschi? Vedi tu quanto mi interessa il portiere della Fiorentina, non so neppure chi è. No, ma mi sei andato via l'anno scorso, poi magari sto dicendo una cavolata anch'io, eh? No, poi, comunque si ruppe tutto. Io lo ricordo solo perché era fan di Vikings, quindi al di là di questo, con Terracciano e con Christensen non cambia assai. Vabbè, però dico Gonzalez, un giocatore che secondo me farebbe bene nella rosa della Juventus, sarebbe un acquisto ad un costo normale, 26 anni, nazionale argentino, un giocatore che conosce la Serie A e che potrebbe permettere poi in un certo senso di affrontare quello che stai dicendo. Firmo in toto, perché ti devo fare dopo, appena finisco questo discorso ti faccio un'altra domanda riferita a questo. Stavo dicendo Dragoschi, sì. Lo so, mi ricordavo che stava alla Fiorentina, non c'è più, però si è rotto. Ma io guarda, proprio per quello, non so chi sia il portiere della Fiorentina, quindi chi cavolo, Terracciano è vecchissimo ormai, ancora fa il portiere della Fiorentina. Allora stavo dicendo, tu come ci spieghiamo? Io dico noi vecchiotti, non so, ormai abbiamo un'età vecchiotti, dove ci piaceva vedere le partite così, e ora invece parte più il nome, no? Cioè Adeyemi, faccio l'esempio, Adeyemi tira più di Nico Gonzalez a prescindere, però magari abbiamo visto 30 volte Nico Gonzalez e 10 Adeyemi, no? Però a prescindere Adeyemi o Consensao o qualsiasi altro giocatore è meglio di Nico Gonzalez. Quando Nico Gonzalez, un giocatore secondo me fantastico per il livello che siamo in questo periodo storico, Peppe. Cioè, come si fa ora la comunicazione? Cioè, come funziona? Tu poi, ovviamente c'è l'attività Comics 21, hai a che fare con la gente, con i modi di pensare, con i ragazzi, no? Con quelli più giovani addirittura. Come si fa a non guardare più nello specifico che Nico Gonzalez è un giocatore ottimo per il nostro livello e i costi potrebbero essere giusti, diciamo, per quello che stiamo attraversando noi ora. Anche perché, diciamo pure un'altra cosa, tutta questa certezza che si giocherà sempre alla stessa maniera non ce l'abbiamo, perché abbiamo Yıldız che deve giocare sempre.
che si giochi poi magari con due trequartisti sotto la punta anziché due ali, non potrebbe essere una cosa del genere. Perciò Svenar Adeyemi è un buonissimo giocatore, pure lui mi è piaciuto tanto anche nella finale di Champions. Io poi quella partita là ho visto Adeyemi, non ne ho viste altre. L'unica cosa che so è che è velocissimo, che quando fa gol esulta con una celebre posizione di un personaggio dei manga che è Luffy di One Piece, quando sbatte il pugno a terra, per farti capire. Quindi mi stava simpatico per questo. Però è un giocatore che secondo me è giovanissimo e sarà importante nel calcio del futuro, perché comunque i talenti scarseggiano e lui farà ancora parlare di sé. Mi sembrava strano che il Borussia Dortmund in una sessione di mercato potesse perdere entrambi i giocatori di fascia titolari, perché Sancho tornato al Manchester, Adeyemi. Poi la Juve pure, no, che magari deve affrontare questo acquisto oneroso del quale poi parleremo. Avrebbe potuto comprare Adeyemi e questo acquisto oneroso del quale poi parleremo nella stessa sessione. E ancora, Adeyemi gioca a sinistra, andava a giocare con Yıldız, tutte le partite gioco io, giochi tu. Io voglio capire pure questo, perché poi Yıldız alla fine dove sarà schierato e quanta responsabilità avrà, e in questo discorso inserisco anche la questione numero di maglia. Se Yıldız è considerato un titolare, puoi farlo affiancare da un giocatore magari con più esperienza che può insegnargli qualcosa e magari può affrontare alcune partite in maniera differente, oppure gli dai la titolarità assoluta e ti affidi a lui e basta, e lo fai poi magari gli dai una copertura con un Salemakers ad esempio, no? Faccio un esempio di un giocatore, certo, che accetterebbe di fare da, certo, alla protettiva a un giovane, perché di oggi questo parliamo. Perché se, come abbiamo capito, Thiago Motta nel bene o nel male vuole due giocatori per ogni ruolo, però li vuole differenti, non li vuole uguali, perché se volesse giocatori uguali, allora se hai Yıldız a sinistra, che è un giocatore che va incontro alla palla e gioca la palla, e magari poi vuoi a sinistra un altro invece che si fa lanciare in profondità, quindi che non vuole la palla sui piedi, a quel punto potresti scegliere di mantenere anche Kostic e dai a Yıldız la titolarità. Ma questo non mi pare sia il modo di pensare di Thiago Motta, quindi mi aspetto anche a sinistra un acquisto che poi sia di un giocatore che possa però giocare anche a destra durante la partita stessa, possano anche interscambiarsi. Perciò Gonzalez tornava utile in questo tatticamente. Dall'altra parte un giocatore simile di sicuro non poteva essere Kostic, poteva essere Kostic. Chiesa, poteva per essere Kostic. Chiesa. Perciò, no, ma io voglio dire, Peppe, io ragiono su idee, non ragiono su giocatori, perché poi i giocatori viene fuori Gonzalez, dice, ma Gonzalez potrebbe andare a certe, okay, a certe condizioni. O Boba Martins ho paragonato a Adeyemi, giocatori che 15 anni fa costavano 10 milioni, perché oltre al buon sacrificio in fase difensiva, io l'ho visto diverse volte, avendo Sky la Bundesliga, lo vedo, e c'ha, come si dice, ripartenze, cambi di direzione, il contropiede devastante, fa 4 gol nella Bundesliga, dove le difese di solito non sono, diciamo, ermetiche, no? Non sono tatticamente attente come la nostra. Io ho detto, scusate, ma un giocatore, per esempio Galeno lo preferirei, non sono pazzo di Galeno, lo preferirei. Io di Galeno ho visto solo i video su YouTube. Ah no, io chi non conosce Consensao, chi non conosco esattamente Consensao, che tanti mi dicono è bravo, viene bene strutturalmente tipo l'Orsolini, però io dico Adeyemi, ragazzi, Adeyemi c'ha solo quello, cioè il finale dicembre, la prima mezz'ora è stato devastante, infatti la poteva risolvere, Peppe, giusto, la poteva risolvere lui in due azioni. È 50 milioni, se uno si trova due volte, perché poi riparliamo anche di Vlahovic, no Peppe, da tanto che non, diciamo, ti vedo in video, cioè io voglio un giocatore che deve servire tatticamente, come si dice, il gioco corale di Motta non prevede giocatori anarchici, se no permettimi, però il giocatore, esatto, anarchico, esatto, Chiesa sarebbe stato il giocatore anarchico
Però, pensando a quello che è successo fino ad oggi, sì, nelle partite del Bologna, quante ne ha risolte Orsolini non facendo ciò che l'allenatore si aspettava facesse? Orsolini l'anno scorso ha fatto la sua miglior stagione, forse, in fatto di gol. Sì. Sì. E se tu vai a vedere i gol di Orsolini, la maggior parte delle volte lui è in zone dove dovrebbe mettere la palla in mezzo e tira. E fa gol. Sì. Perciò poi diventa antipatico. Però cavolo, quello fa gol. Attenzione. Rispondiamo subito. Azic, la società ha scritto che farà la spola tra l'Under 23 e la prima squadra. Poi se lui sarà bravo a, come si dice, a mettere in difficoltà Thiago Motta e la prima squadra, resterà in prima squadra. Sicuramente l'impatto fisico di questo ragazzo oltre i piedi è abbastanza importante, Peppe. Cioè, è impressionante questo a livello fisico. Poi sai, sì, è molto simile a Yıldız a livello fisico, come, come muscolatura. Poi è grosso pure lui, quasi 1,90. Lui è 1,87, se non sbaglio, però gli manca magari 3-4 chiletti, diciamo, anche per reggere lo scontro fisico, che è una cosa importante, no, Peppe, ormai nel calcio moderno. Stavo discutendo, parlando con Luca Momblano in una diretta con Juventus, dicevo, secondo me in un big match, facendo caso Juve-Inter, no, in un big match, squadra completo, per me non parte titolare né Fagioli e né Yıldız, perché predilige, secondo me, anche Motta il fatto della capacità tecnica, ovviamente, anche l'aspetto fisico, no? La gamba, l'aspetto fisico. Non lo so, lo sai, nel Bologna lui ha fatto giocare Fabian senza problemi. Mi ha riproverato dicendo non è così Thiago Motta. E io ho detto vedremo. Però è una mia, come diciamo sempre, è una mia supposizione sulla... Tra Bischer e Fabian, quello più formato fisicamente è sicuramente Bischer, anche a livello di... anche a livello di esperienza, però lui faceva giocare Fabian perché era uno che si buttava subito in aria, infatti ha fatto pure dei golletti, veniva da una buona Serie B, e poi non ricordo se ne altre, in altre sue esperienze ha fatto esordire giovani o ha fatto giocare giovani in maniera con responsabilità, questo sinceramente non lo ricordo. Però per quanto riguarda Azic, almeno sai chi ricorda così in generale come struttura fisica, è ancora un ragazzino, deve ancora robustirsi soprattutto nella parte superiore del corpo, e hai ragione quando dici che in quelle zone del campo tu devi essere pronto a beccare le botte di spalla, i contrasti in corsa, giocatori che allargano le mani, le braccia, eccetera eccetera. Però non è che mi ricorda, però la stessa impressione l'ho avuta quando ho visto nell'Under, che era 19, italiana, Casadei che era il mondiale, sì, dove perdemmo la finale con l'Uruguay, in quel mondiale fece un sacco di gol per l'Italia, un sacco, 7-8, non mi ricordo, pare fosse il marcatore principale, e fisicamente era dominante, poi non so che fine abbia fatto, cioè nel senso Casadei l'ho perso di vista dal punto proprio nazionale, non so se non giocava. Però era un ragazzo che fisicamente era ben formato. Azic pare ben formato e bisogna, secondo me, tenercelo stretto, perché ha quel mix giusto di potenza, classe e fame. E per fame si intende soprattutto quella voglia di arrivare, perché lui non proviene culturalmente da un luogo ricco, proviene da un luogo dove bisogna guadagnarsi la pagnotta nel vero senso della parola, e io ci tengo molto quando vedo un po' la provenienza dei giocatori, ma non è neanche sbagliato secondo me, perché oggi il calcio è cambiato, è molto particolare, è difficile trovare un ragazzo che investa nel calcio la sua formazione, no? In Italia soprattutto, perché in Italia abbiamo forse un po' troppo la pancia piena da questo punto di vista, i ragazzi sono troppo viziati, preferiscono passare il tempo in maniera differente, mentre in alcuni paesi dell'Europa, dell'Est in modo particolare, c'è ancora questa volontà, questa fame di emergere anche dal punto di vista sportivo e calcistico. Comunque Casadei, in verità, io un pensierino last minute lo farei.
Però Peppe, è incredibile, perché io l'ho detto più volte, che togliamo la cifra ai discorsi di 20 milioni, discorsi diciamo di quel genere economico, però è veramente importante, proprio a livello di struttura così, e non è stato portato nemmeno in tournée da Maresca, cioè uno dei 6 giocatori del Chelsea, tra virgolette, fatti fuori. Ma beh, il Chelsea ha tantissimi giocatori, però. 41 se non sbaglio, 41. E fisicamente sono tutti molto bene. Hola amigo, roba dal Panama se non sbaglio. Nico Gonzalez a me sembra mediocre. Però che squadra siamo, ad oggi 3 agosto quasi, no 2 agosto quasi, diciamo verso la fine. Che squadra siamo? Ma devo fare una domanda che devo far infervorare. Entriamo nel vivo della discussione, dai. Devo far infervorare, non credo a te, però alla chat sì. Secondo me, ho detto un parere sempre anche ad altri amici, togliendo Douglas Luiz al momento al posto di Locatelli e facendo fuori Tech, Rabiot e Chiesa, per quello che ci stanno dicendo, no? Rabiot è già fuori, Tech e Chiesa in teoria sono fuori, per ad oggi 2 agosto per me la Juve è meno forte dell'anno scorso. Io parlo di caratteristiche, di forza dei giocatori, non sto parlando di idee allenatore, schifo. Io sto parlando che se mi togli Tech al momento, a bocce ferme, al posto di Gregorio, mi togli Rabiot, mi metti Thuram e Chiesa per ora ciò vuoi a... Per me, così è però, a mio modo però, di dire. Però vai. Hai recuperato a centrocampo qualcosa, no? Fagioli secondo me siamo pari all'anno scorso. Però siamo fortemente incompleti. Perché dico che siamo pari? Perché Szczęsny non si discute, però Di Gregorio è forte. Dovrà dimostrare, ma mi fa più piacere che un giocatore debba dimostrare anziché si senta caldo e solido sulla poltrona. Per quanto riguarda Thuram, ad oggi pare inferiore a Rabiot, soprattutto per quanto riguarda l'esperienza in campo. Per quello, ma più di Rabiot secondo me ha non voglio dire l'attaccamento alla maglia, ma ha più voglia di spaccare la partita, ha più voglia di rendersi indispensabile. Rabiot spesso ci sembrava assentarsi, ce l'avremo dalla partita. Thuram invece mi sembra più uno che presente. Nella partita ci vuole essere sempre, certo. È incosciente, io lo vedo, è incosciente su alcune cose, molto incosciente. Non sono polemico, ragazzi, è che noi perché siamo partiti a bomba, nel senso, da Casuiz ovviamente è tornato Fagioli, che era già nostro dopo la squalifica. Abbiamo sentito anche cosa ha detto Corona, che lui non ha fatto altri nomi proprio perché lui ti fa con la squadra, perciò non devono uscire. Ma non avevamo dubbi, no? Doveva raccontarlo quel coglione, no? Assolutamente. E quello che volevo dirti, Fagioli, Douglas Luiz, Thuram, ad oggi, io parlo sempre ad oggi perché magari domani poi si chiude Cup Miners, vanno a prendere pure Nico Gonzalez, già si può, come si dice, avere una veduta. Tu se prendi Cup Miners lasci davvero, ti lasci alle spalle di almeno 3 lunghezze Napoli e Milan, e te la vai a giocare con l'Inter, che deve andarle tutto bene, tutto. Perciò io sono d'accordo con te, Scoop Miners, tanti parlano sempre di sta cifra che è enorme. Perché è enorme? Io voglio capire, paragonato a cosa è enorme? Paragonato a chi? 50 milioni, tu hai pagato 40 Locatelli. È enorme? Non è enorme. Milinkovic-Savic, quando volevano Milinkovic-Savic, lo dito, quanto chiedi? 70, 80. 110 il primo anno, sì. Ci vogliono i soldi, perché altrimenti spendi 30 milioni e ti vai a prendere uno sconosciuto che magari prenderà meno di stipendio, magari te lo daranno con una formula un po' diversa, un po' come hai fatto con Thuram, però poi devi lavorarci su, no? E invece Cup Miners è uno di quelli della cosiddetta spina dorsale che ti deve servire,
La spina dorsale della Juventus quale deve essere? Deve essere il portiere Di Gregorio, che sarà fondamentale per Thiago Motta. Certo. Poi, certo. Bremer, però, se tutto va bene. Douglas Luiz, Koopmeiners e Vlahovic. Io però, Gabros, allora nel senso che Rabiot non stiamo parlando di Platini, come non stiamo parlando di Thuram, di Zidane, no? Perché anche lui che si è paragonato a Vieira, vorrei diventare Vieira o Pogba, sta scomodando i santi, diciamo, oggi ha detto delle cose non vere, proprio nelle caratteristiche lui non può diventare né uno né l'altro, secondo me. Siccome non può diventare né uno né l'altro, proprio. Però a chi somiglia Thuram? Dai, a chi somiglia Thuram? A Sissoko? No. A Rabiot. Esattamente a Rabiot. Cioè, a livello proprio secondo te no, secondo me è tale e quale, ed è l'unico giocatore, Peppe, siccome ero curioso di questa cosa, sono andato a vedere, sai ora come usano, no, i dati, ed è l'unica cosa, tu sai che io numeri non ne guardo perché io voglio vedere le partite, mi piace di più, e devo dire che esattamente coprono la stessa zona di campo, fanno le stesse cose, sai, lo strappo sul campo, il rincorrere così, l'unica cosa è che Rabiot un po' più attento tatticamente ora, lui c'ha 6 anni meno, perciò può migliorare, e il fatto che sia destro, sai, rispetto ai mancini, però tecnicamente si prende dei rischi che Rabiot non si è mai preso, assolutamente, e quindi tecnicamente cioè anche Peppe, avendo citato i rigori, sarei curioso di sapere da voi se li fareste tirare quest'anno a Luiz oppure li lasceresti ancora a Susan. Io li lascerei a Dusan. Poi parliamo di Vlahovic. Siamo partiti dal centrocampo perché l'argomento reparto, tu sai, per reparto che fa vincere spesso, fa vincere o perdere. Però ti provoco a Thuram, dal mio punto di vista, da come lo vedo palleggiare col pallone, prendersi quelle libertà, andare palla al piede, ricercare di strappare, di andare però anche a contrasto, provando, perché fai così? No, sto rispondendo a Stefanello. Una partita ogni 20, Rabiot si vedeva soprattutto quando non c'era. Quando c'era era sempre un pippone. Rabiot, ragazzi, è un giocatore per le sue caratteristiche importanti. Non sto dicendo che non si può giocare senza. Ma Rabiot, mettiamolo nel contesto giusto, allora, cosa vogliamo dire? Cioè, Rabiot giocava accanto quest'anno Kostic, Danilo, accanto ad Alexandro, questa gente qui ha giocato Rabiot negli ultimi Sì, Frank, Rabiot è un giocatore che te lo metti là finisce la partita 0-0 se gioca bene. Dai, diciamoci la verità. Non ho capito. Allora, se fai Rabiot, fa tutto bene, non sbaglia niente, la partita finisce 0-0. Ho capito. Ok? A me questi giocatori piacciono fino a un certo punto. Ogni tanto qualcosa la devi dare per provare a spostare gli equilibri. Ok, perché tu poi ti chiami Rabiot, non sei, con tutto il bene che voglio, Pessotto. Certo. Tu sei Rabiot, sei 2 metri, sei forte, sei veloce, non puoi. Io ero il primo giocatore che, quando è arrivato Thiago Motta, ho pensato subito quali giocatori della Rosa, della Juventus, possono essere ideali per il gioco di Thiago Motta. Non ne ho trovato uno, Cambiaso. Uno ne ho trovato. Perché? Rabiot porta troppo palla e perde tempi di gioco. Chiesa uguale. Vlahovic si deve adeguare Thiago Motta a Vlahovic, non viceversa. Le fasce arrivano sul fondo e crossano. Thiago Motta vuole che si crossi? No. Chi c'era più? Locatelli? Ma Locatelli lo sai che poi ci pensiamo. E chi è quella? McKennie? Assolutamente no. Anarchico, fa quello che vuole. In difesa, Bremer è l'unico che può tenere la squadra alta e lavorare di aggressività, lavorando soprattutto e giocando soprattutto nel metà campo avversario. Quindi può essere utile per delle soluzioni che non può avere a centrocampo, perché lui ha sempre giocato con difesa 4-1, in attacco 4-1. Ok? Quell'uno che sta davanti alla difesa, quando giocava, allenava lo Spezia, lo faceva Kivior. Sì. E Kivior è difensore, abbiamo visto. Lui lo metteva a centrocampo davanti alla difesa. E i 2 difensori che erano dietro a Kivior erano 2 che coi piedi potevano fare ben poco, però erano sempre aggressivi sugli attaccanti.
non li facevano ragionare. Quello che potrebbe essere Bremer è Todibo, più di Gatti e più di non so chi, perché già non lo conosco. Cambiaso è l'unico che quest'anno, secondo me, farà ciò che ha fatto l'anno scorso in parte Calafiori, cioè sarà quello che partirà palla a piede dalla sinistra, accenderà e cercherà di fare qualcosa. Ok, dall'altra parte Danilo magari resterà più bloccato e scaleranno un po' tutti quanti a tre. Ma quell'uno davanti alla difesa, secondo te, lo può fare Locatelli? Mai, mai nella vita. È troppo statico. Arretra troppo. Se io dicevo a tre, io farei sempre... a me piacerebbe vedere un giorno Fagioli fisso in quel ruolo, no? Io non dico alla Pirlo, perché è impossibile, ma più vicino alla Modric, secondo me, può diventare Fagioli, perché anche fra qualche anno, con Douglas Luiz e Thuram, perché in questo caso abbiamo loro, no? Con un centrocampo così, con due, come si dice, due armatori, diciamo, vicino a Fagioli, no? Da quel punto di vista, perché io ho paura di questo Cup Miners, no? Che non ho paura del giocatore, ho paura che non arrivi, non dal punto di vista del giocatore. Non perché può non arrivare, dai, non può non arrivare. Se non arriva Cup Miners, allora stiamo facendo veramente il bluff dell'anno e siamo una banda di iperacottari. Questo ti stavo facendo questa domanda: se non dovesse arrivare, cosa succede? Ma io sarei pronto anche a vedere Thiago Motta che straccia il contratto e se ne va. Porca miseria, ma Conte 2, mi sono stato. Ma no, come sottile a Salerno, raga, ciao. No ragazzi, io non sto giustificando, io sto dicendo soltanto che è un buon giocatore, è un buonissimo giocatore per le sue caratteristiche. Se fai una squadra di qualità, di un contesto, Rabiot è un giocatore che serve ancora con su Rabiot e basta. E io quello sto dicendo, e mi stanno dicendo Frank, Rabiot è forte perché noi in squadra abbiamo ancora McKenny, Locatelli, Nicolussi, Caviglia, abbiamo ancora questa gente qui, cioè nel senso abbiamo ancora questa gente. Sì, ma tu da questa gente ti aspetti che faccia una partita da 6, da Rabiot tu ti aspetti una partita da 6.5 e che tenda al 7, cioè deve metterci, perché ha tutto, ha un motore differente, ha il colpo di testa, è francese, è forte, è bravo. Con base, girava sempre dalla parte sbagliata quando aveva il pallone. Poi i mancini. Allora, invece di far giocare i giocatori che ragionano con la testa, pigliamo tutti quanti quelli che hanno fatto palestra, li mettiamo in mezzo al campo e poi gli diciamo girati di qua e girati di là. Proprio sembra un pochettino un soldatino che sa fare quelle due o tre cose e quando c'ha voglia le fa. Quando vede che non gli va bene uno, due o tre, dice vabbè, oggi me la piglio così. Quest'anno come l'hai visto? Quest'anno l'ho visto bene, poi tracollo con tutti, nel senso poi gli ultimi 5 mesi è stato qualcosa di orrendo anche lui. Ma perché bene quando abbiamo giocato, che abbiamo fatto i punti, bene, che ha fatto? Ma io credo che lui, io sono sempre dell'idea che lui si doveva troppo sacrificare per quello che facevamo in campo, però non importa, perché ne abbiamo preso uno che in 29 partite ha fatto un assist e un gol, dove noi a centrocampo, togliendo il problema che non c'è più dal 15 luglio, dal 16 luglio che non c'è più, abbiamo un problema al centrocampo che non segniamo da anni. Cioè, se togliamo proprio l'anno con Di Maria che faceva assist, Rabiot in Serie A, fece quegli 11-12 gol, ora non ricordo quando ha fatto 2 anni fa, però noi abbiamo questo problema. Cioè, se io vado a togliermelo uno, prendo uno che mi possa, non dico garantire, perché la garanzia nel calcio, le certezze nel calcio non ci sono, però più gol, visto che il nostro i gol, se vanno tutte le pedine sulla scacchiera messe in un certo modo, i gol ne hai di più, perché Douglas Luiz, che non te lo aspettavi, comunque uno da 10 gol e 10 assist, non sarà 10 gol, sarà 7 gol, non sarà 10 assist, sarà 7 assist, ma pure Kostic, primo anno di Juventus, quanti assist ha fatto e quanti gol ha fatto. Cioè io purtroppo ho sempre scarsa considerazione dei giocatori che primo anno fanno tanto, overperformano, poi dopo chissà perché puntualmente falliscono.
sono pochi quelli che poi si confermano subito. Alla prima stagione sembrano tutti quanti fortissimi, mentre al contrario quelli che iniziano male poi dopo diventano fondamentali. Non lo so, è una cosa mia che storicamente poi si ripete, soprattutto quando prendiamo i nuovi giocatori. Ogni volta che un nuovo giocatore fa bene le prime 3-4 partite, dico chi se ne è buono. Questo noi magari sta bene fisicamente, sta approfittando di altro. Ma questo calcio era un calcio che apparteneva al passato. Oggi tutte le squadre, come la Juve, cambiano ogni anno. Noi prima o poi arriveremo ai giocatori che non è che faranno i contratti annuali, ma quasi. Perché essere anche schiavi di giocatori che Rabiot se ne va, manca saluto un altro po'. McKennie vuole fare quello che vuole. Chiesa vuole fare quello che vuole. Raga, ma Andrea, io non ho detto che era un leader. Io che era un buon giocatore, non ho detto che era un leader. Anche perché il leader, forse Tony Chesney, non è che ne abbiamo ancora tantissimi in questa squadra, o quella dell'anno scorso. Poi, leader non ne abbiamo. Douglas potrebbe avere quel carattere un po' anche da leader, e Cup Miner secondo me... Magari parlo di chi conosco. Parlo di chi conosco. Sì. Peppe non ama le diosca. Turam passa da leader che desiste. Ragazzi, Turam... negli ultimi 30 metri ha gli stessi difetti ad oggi, ecco perché ho detto il miglioramento, e anche il fatto che di piede destro non è mancino, perciò riesce anche a muoversi sia da un lato che dall'altro, mentre i mancini di solito hanno sempre, come si dice, un loro movimento quasi, come si dice, dettato, sempre il solito ad andare sul mancino. Turan negli ultimi 30 metri è meno coraggioso nel tiro rispetto anche alla sua forza, perciò è uno che può eventualmente non superarlo, ma anche triplicarlo. In questo momento non è quello, cioè lui arriva negli ultimi 30 metri, porta su palla poi nell'ultimo passaggio, oppure come ha detto Peppe cerca di fare la giocata magari superiore a quelle che ora sono le sue qualità tecniche, e perde palla, viene spesso ammonito, ma queste sono caratteristiche dei giocatori, che non si dice se è scarso o è forte. Abbiamo preso uno molto simile con quelle caratteristiche. Aspetta un attimo. Prendiamo questi due giocatori, Rabiot, Locatelli e Thuram. La differenza di testa tu la vedi subito, e Thuram a quegli altri due ti dà meno due piste, se li mangia. La differenza di convinzione dei propri mezzi, poi sarà sgrezzato, dovrà capire qual è il campionato, dovrà farsi gestire dai compagni di reparto, dovrà capire la squadra qual è, dovrà capire che non tutto dipende da lui, ma dovrà mettersi molto spesso al servizio di chi sta a fianco a lui. Però gli altri due, Locatelli e Rabiot, tu da quelli là non capi niente. Quelli su e quelli rimangono, nella buona e nella cattiva sorte. Arriviamo decimi, oggi lo tengo per lo scudetto. Però questi li ha. Locatelli, lo sai quando io ho smesso di amarlo a livello non calcistico, ma di personalità, che sembrava uno tutto bello pacato, uno che faceva il compitino, uno che lo faceva per la squadra, sai, di quelli che dicono io faccio tutto per la maglia, bla bla bla. Due cose. La prima è quando ha esultato al pareggio contro la Serenità, contro la curva. Frate, tu stai pareggiando contro una squadra che è retrocessa e ti permetti, anziché prendere il pallone e correre a centrocampo, di lamentarti contro la curva che ti fischi. Sì. Ma che stai dicendo? E poi la seconda volta non mi è piaciuta la reazione che ha avuto all'esclusione dall'europeo, perché tu sei un professionista, accetti e zitto e lavori. A tal proposito ne parlavamo oggi, tu Locatelli hai già avuto sta botta, sei fuori dalla nazionale, come te la riprendi sta nazionale? Alla Juventus, dove sei effettivamente la quarta scelta, o te ne vai? Che fai? Cioè, rischi di perdere ancora di più. E questo è il problema, che noi, Peppe, togliamo i movimenti che abbiamo fatto. Il problema nostro è che non arrivano offerte per i nostri giocatori. Questo, come te lo spieghi? Soltanto una questione che abbiamo i contratti alti, o perché veramente stiamo sopravvalutando anche quelli che abbiamo? Non ci sono soldi, Frank. Non ci sono soldi. I soldi non ci sono. Che ti pensi? Che i soldi non ci sono, sia per comprare che per pagare.
non ci sono soldi, stanno tutti quanti con le pezze in faccia, ma non solo in Italia, negli altri paesi possono indebitarsi di più, ma i soldi non ci sono, tutti fanno fatica a comprare giocatori, tutti si aspettano gli ultimi momenti per capire quello che si può fare. Ma d'altra parte, poi tanti incastri, bisogna anche capire quando, quanto e quando comprare un giocatore e quanto ti serve quel giocatore. Però Locatelli, secondo me, dovrebbe dire al suo procuratore: trovami squadra, perché altrimenti io qua ho finito di giocare a pallone. Ci sta. Cioè, io da Locatelli, se avessi la voglia di rimettermi in gioco, allora tu cosa fai? O te ne vai in una squadra di Serie A di metà classifica e dimostri di essere leader, o te ne torni da De Zerbi, dove sei stato bene nella tua comfort zone. Ma alla Juventus ormai hai capito che non c'è più spazio per te, perché i giocatori quelli su, i posti quelli su, hanno preso 200 campisti, forse ne prendono 3, è tornato Fagioli e sto 4. Tiago Motta ha detto che pure Miretti è buono. Perciò anche per poi, noi ecco, giocato... un'altra cosa, volevo rispondere al fatto di negatività. Rabiot non è più un giocatore della Juventus, per me può fare quella che vuole, non mi interessa. Certo, beh, fin quando ha giocato con me mi interessava vedere come giocava, ora mi ricordo solo ciò che ha fatto di negativo e poco di quello che ha fatto di positivo, perché un'altra cosa che avrei sempre voluto dire a tutti quanti i tifosi che ho sentito parlare. Io, ascoltando una live di un altro canale, senti dire a una persona: mi dispiace perdere Chiesa perché qualche soddisfazione ce l'ha tolta, soprattutto quella volta che vincemmo contro il Chelsea 1-0. Cioè, noi questo siamo diventati. Ci ricordiamo del gol di Chiesa contro il Chelsea, che per noi non è, ci ha cambiato niente. Non abbiamo vinto nulla. Non abbiamo vinto nulla. Però io, a me piacciono i giocatori che vanno là, si prendono la coppa, la strappano da mano agli avversari, sono cattivi, sono stronzi, si prendono ciò che non è loro e la alzano in faccia all'avversario, pure se sei scarso, ma se hai la voglia di farlo mi piace di più. Se hai la voglia di sacrificarti per raggiungere l'obiettivo mi piace di più di uno che magari tecnicamente è più forte di te ma gioca con le pantofole. Sì, sono d'accordo. È un casino, è un casino. Quindi anche Chiesa, te ne vuoi andare? Ciao Chiesa, ciao. Non c'è bisogno, puoi andare via tutti, mo il calcio è così. Bremer, 70 milioni, arriva l'offerta, stanno. Ciao Bremer, perché se non lo vendi adesso, l'anno prossimo, i 70 diventano 40. Sì, può essere, assolutamente. Quindi, il calcio è qui, arriva l'offerta. Che vuoi fare? Rinnovi? Vuoi un adeguamento di contratto? Te ne vuoi andare l'anno prossimo? Strappi la promessa, vattene mo. Indiz, che ne pensi, beh? Cioè, che ruolo secondo te ha? È un esterno in un 4-3-3 o in un 4-1-4-1? È un esterno secondo te? Io ho pensato sempre dietro la punta o come seconda punta, però non... Ma per te che cos'è l'esterno? Non, gli esterni comunque, come gioca Thiago Motta, spesso i piedi sono sulla linea. Cioè, sono proprio però esterni. Però poi nel senso rientrano a piedi invertiti. Sì, e non sempre l'ha fatto, qualche volta ha fatto pure che Orsolino ha giocato a sinistra e Salemaker a destra, ma questo lo faceva pure nello Spezia con Ghiasi, con Ghiasi e Verde. Però dei due esterni uno si sacrifica sempre più dell'altro, Tatticamente sì, tatticamente. E l'anno di Verde fu uno dei migliori. E poi Verdi fisicamente non è molto. Però la cosa che lui piace comunque avere questi giocatori piccoletti, non troppo grandi, che siano rapidi. Rapidi. Nello stretto. Perché se le difese si chiudono, tu devi avere l'agilità di poter essere più rapido degli altri. Ok? E per me Ildiz, allora, da una parte, io l'ho visto dal vivo solo a Salerno, quest'anno, e devo dire che tutte le volte che toccava la palla il campo veniva, cioè diventava elettrico, aveva un'altra frequenza, tanto è vero che ha preso un sacco di calci, forse anche un rigore, anche un rigore, ammunizione. Ecco, lo mettiamo al centro del gioco, ci conviene? Perché nello schema, nel modulo di Thiago Motta
abbiamo imparato che sia con lo Spezia che con l'ultimo Bologna, i suoi le due mezzali, come non so, sì, si buttano sempre dentro, sempre, però ha sempre avuto il centravanti che creava spazio. Ok? Questa cosa forse con noi è meglio che non succeda, perché se Vlahovic viene a creare spazio e si devono buttare in aria Cop Miners e Turam, Luis, certo. Meglio che rimane lui a fare il tapin in aria, perché Motta gioca tanto nell'area avversaria e Vlahovic a fare tapin è forte, si crea bene lo spazio, combatte, tocca la palla, la butta dentro, se arrivano le palle le butta dentro. Modulo. Ecco, allora attacco con Ildiz. Se Vlahovic rimane in area e Cop Miners esce per creare lo spazio, oppure si butta dentro e Douglas Luiz prende la palla per servirli, o che ne so, l'esterno a sinistra a piede invertito mette la palla dentro, o l'esterno a destra che è Ildiz si butta dentro, in quel caso diventa determinante per fare qualcosa di diverso rispetto alle solite giocate di Thiago Motta, perché qualcosa di nuovo se lo deve inventare, non può riproporre le stesse cose, perché abbiamo imparato un po' tutte quante, no? Quindi, ma se il Diz chi parte largo e si butta dentro e viene servito, a quelle caratteristiche può essere decisivo, ma non solo, può fare, può anche creare, si può anche sacrificare. Può fare assist, cioè il Liz lo vedo abbastanza, deve solo prendere un po' coscienza e in un certo senso forse l'esperienza giusta per poter affrontare un campionato con la Juventus, però se tante volte la Juve dovesse prendere su quella fascia galeno, poi il Liz che fa? Perché la Juve, è vero, prima dicevano Adeyemi, sì, Adeyemi ha fatto anche il finto no, il centravanti, ha giocato anche qualche volta a destra, ma prevalentemente sta a sinistra Adeyemi. Galeno è un altro che sta a sinistra. E io la domanda che mi facevo proprio questa, perché stanno cercando assolutamente uno, secondo tanti, di valore assoluto, se dobbiamo dare come si dice, lo scettro, no? Della crescita, del numero 10 forse, del protagonismo di Ildiz. Perciò perché non prendere, io ecco il nome che hai fatto tu che non era buttato là, il Saelemaekers, no? Faccio l'esempio di Saelemaekers, uno tra virgolette inferiore che magari è tattico, ti può servire per tante altre maniere, perché cercare una figura che gioca a sinistra? Se abbiamo già Ildiz che dovrebbe essere lui il giovane dove la Juve ormai credo che abbia puntato a prescindere. Perché siamo ambiziosi? Perché vogliamo vincere tutto subito? Perché vogliamo dimostrare di essere più forti contro tutto e tutti? Perché non vogliamo lasciare niente al caso? Perché va bene che Ildiz è forte, ma pur sempre meno di 20 anni, e Certo. quindi va aspettato nei momenti che ci saranno negativi, e però se aspettiamo lui non è che possiamo poi, perché stiamo sotto cielo. Forse secondo me, se facciamo un'analisi economica e finanziaria, e soprattutto di opportunità, perché le opportunità del mercato le conosce chi il mercato lo conosce. Bene, se Rugani va all'Ajax e l'Ajax è in cattive acque economicamente, ti fai amica una società forte, che pure se economicamente sta male, ha sempre la scuola calcio migliore d'Europa. Ok? Se il Porto è in difficoltà, perché Porto in difficoltà e deve vendere, come è successo con Douglas Luiz, e tu trovi una quadra e prendi Galeno e gli darai i soldi, è un'opportunità e ti fai una società amica, perché non la prendi per il collo. Perché è bello qua dire a tutti quanti: Sulè l'abbiamo fatto, venduto a poco, oppure quell'altro l'abbiamo pagato tanto, però gli ingranaggi del mercato sono oleati anche da questi rapporti. Non ti prendo per il collo, non sono il carnevale della situazione, No.
ok, che faccio solo i favori agli amici miei, perché poi tutto torna. Bisogna creare un sistema che deve funzionare bene nel rispetto di tutti, altrimenti troppo bello, arrivi là, vabbè, ma tu non c'hai neanche una lira, dai, lo devi vendere, quindi che facciamo? Monica, che facciamo? Peppe di Battipaglia, non è pugliese, poi magari la gente è di Battipaglia, Monica. Sancho, ragazzi, Sancho non è ancora chiuso, né con PSG né con Manchester, non sappiamo cosa succede. Ragazzi, e dice che resta 15... là, ha parlato Ten Hag, dice tutto a posto. Gli ultimi 15 giorni sono importanti. Chi sì, deve Frank, però yeah, dice, Sancho, dove cavolo è andato? Però qualcuno ci dobbiamo attaccare, no? C'è qualcuno che sulla carta, no, almeno, sia di qualità, uno che salta all'uomo. Noi siamo in difficoltà veramente. No, io li voglio funzionali, Se devo scegliere, scelgo di risparmiare con Gonzalez e magari, ecco, non so, pugliese, Monica. giocatori funzionali. Valorizzo quello che c'ho, altrimenti non saprei che farne di UEA se non lo valorizzo, e affronto i ruoli importanti. L'altra volta su Twitter feci un po' una provocazione dicendo anziché spendere 60 milioni per Cop Miners prendo 6 giocatori diversi anche a 10 milioni. L'ho detto perché è una provocazione, tutti quanti, no, meglio uno è buono, sì, ma uno è uno e 5 sono 5. Quindi l'uno se lo può beccare, si può beccare la febbre o il dolore al ginocchio e poi rimane a zero. I cinque se ne becca uno, rimane a quattro. Qui ci sono giocatori sul mercato che l'anno scorso noi avremmo baciato a terra per avere, no? Tipo Samardzic, sì, che ora è scomparso dai radar. Che fine farà? Non si sa. C'è Nico Gonzalez, che è un bel giocatore. C'è un'altra provocazione, c'è Abraham della Roma, non so quanto chiederanno, quanto chiede, però è un giocatore che tu stai con Milik, no? Abraham potrebbe sostituire Vlahovic. Faccio degli esempi scemi per dire chi sono i giocatori sul mercato che potrebbero essere occasioni e a un prezzo contenuto o con una formula contenuta. Prendiamo Cop Miners, facciamo il salto di qualità, speriamo, però è sempre un uomo sul quale investi una bella sommetta, che se la paragoniamo al vecchio mercato è pure poco, però è una bella sommetta. Però facciamo, ma l'importante, esempio, l'importante è abbassare il tetto ingaggio. Il tetto ingaggio, assolutamente. Ok, tu puoi avere pure 30 giocatori che sommati guadagnano meno dei 10 che tenevi l'anno prima. Certo. Ok? Senza dubbio. Perciò, se la per dubbio. Ogni ruolo vuoi due giocatori differenti, in difesa ci siamo, a sinistra ci siamo apparati, diciamo così. I centrali ad oggi ce ne manca uno, dovrebbe essere Todibo, dovrebbe. A destra ne abbiamo uno che è Danilo e forse UEA, che può essere. Ha detto lui di no all'intervista, ha detto io non giocherà mai terzino, ha detto Thiago Motta, dice dopo la. Vabbè, dopo... allora dobbiamo comprare terzino, secondo me, che ci manca uno. Poi pure uno dell'ultimo momento, non so, magari è stato scelto a centrocampo. Nel gioco delle coppie io vedo molto simili Douglas Luiz e Fagioli, molto simili. Thuram ad oggi è il giocatore che ha delle caratteristiche che non vedo in altri giocatori che abbiamo. Locatelli ha delle caratteristiche tattiche che potrebbero anche servire, ma il suo modo di giocare non è adatto a Thiago Motta. Poi se dovesse arrivare Cop Miners sarebbe un giocatore che sa fare tutto. E poi c'è Miretti e Adic che insomma, sono da vedere. Non si, certo. A sinistra ne abbiamo uno che è Ildiz e poi abbiamo forse Kostic ad oggi. E c'è McKennie pure a centrocampo, ma non lo calcolo perché. Esatto. A destra c'è UEA e Chiesa. E in attacco ne abbiamo due. Ecco. Però ti faccio questa domanda. È giusto che una società, secondo me sì, cioè nel senso che lui due giocatori voleva, anzi lui ne voleva tre se arrivava alla Juve, compreso Ferguson, che poi Ferguson ovviamente si è rotto il ginocchio, perciò era, diciamo, una cosa ferma subito. Già stavano parlando intorno ai 22 milioni a gennaio, no? Poi si è fatto male Ferguson, ovviamente non si è fatto più nulla. Beh, è giusto che
almeno un giocatore anche di quella portata, se il nome che ti ha fatto l'allenatore va portato, cioè nel senso è giusto che la Juve si spinga fino a diciamo 60 milioni e chiamiamolo capriccio, perché tutti gli allenatori hanno i capricci, da Conte per esempio vedrà che a Napoli appena c'è Osimhen, se il giorno dopo non c'è Lukaku comincia a rompere le palle perché magari non c'è Lukaku da questo punto di vista. Cioè è giusto che sia così o possibile che non ci sia un giocatore non uguale, perché nessun giocatore è mai uguale all'altro, ma con delle caratteristiche simili, ma anche per far bruciare un po' l'Atalanta, come dire, perché il giocatore vuole solo la Juve, però la Juve non c'ha nessuna sponda, capito, per cercare di aggiustare il tiro. Ma ho pensato la stessa cosa, però tutti i giocatori che erano meno pronti di Coppa Miners, Thiago Motta si gioca tutto qua, non può fallire. Io, se volete buttarmi qua con i ragazzi della primavera, allora faccio giocare a, che ne so, Asa e poi AD, cioè, insomma, se volete che io aggiunga dei risultati, ho necessità di avere un giocatore con delle determinate caratteristiche, e quello è, visto che poi Giuntoli ha raggiunto l'accordo con lui, no? Sì, quindi, sì, 4.000% il discorso è avviato. È normale, perché non dimentichiamo che sempre quando stava allo Spezia si è inventato Bastoni mezzala, perché Bastoni aveva delle caratteristiche particolari di corsa e di potenza che non aveva in altri giocatori. Con lui, anche Maggiore ha fatto una delle sue migliori stagioni. E Maggiore è un giocatore che entrava in area, faceva gol, giocava sulla tre quarti, e poi c'era Kivior a centrocampo che stava davanti alla difesa. Le caratteristiche quelle sono. Nel Bologna aveva Fabiani che si buttava dentro, Ferguson che faceva quello che voleva con la potenza, si buttava dentro e tirava in porta, e Freuler, che è uno di quei giocatori più sottovalutati che abbiano mai giocato in Serie A, che manteneva l'equilibrio della squadra. Infatti, come Sartori, come ha avuto l'opportunità, là l'ho venduto, qua me lo ricompro subito. Esatto. No, io sono d'accordo. Però, ecco Peppe, tra poco andiamo, però ci sono delle diversità, no? Perché secondo me, l'ho scritto nella nostra chat, io ho detto, secondo me lui non giocherà nella stessa maniera, semplicemente perché non può. Già toglie la caratteristica di Zirze con Vlahovic, già stiamo parlando di un gioco letteralmente diverso, senza dire chi è più forte o meno forte. Perciò secondo te come si può distribuire la non qualità intrinseca che aveva Zirze? Perché la qualità di Zirze non è solo quella di controllare bene e far ripartire, era quello che ti faceva la skills, no? Il tunnel, la pianta, saltava l'uomo così all'improvviso, perciò apriva il campo anche, diciamo, ai compagni. Sì. Come si può ovviare a questo problema con... Facciamo sempre sognando da tifosi, no? Coop Miners, Nico Gonzalez o Galeno, diciamo, facciamo dei nomi, no? Papabili per la Juve. Ma se li prendi tutti, hai voglia di skills. Vlahovic cosa dovrebbe fare secondo te con Motta? O Motta secondo te cosa chiederebbe a Vlahovic? Vlahovic deve fare una cosa: quando la Juve si avvicina all'area di rigore, deve aspettare la palla in mezzo all'area e tira in porta. Basta, due tocchi alla Lewandowski con Robben e Ribéry, diciamo. Perfetto. Deve fare questo, si deve liberare o a destra o a sinistra per ricevere il pallone. No, io sento, no, noi leggiamo e sentiamo, no? con Thiago Motta, ma sono due giocatori letteralmente diversi, a prescindere se si migliora, se si peggiora, quello non c'entra. E già inizialmente non puoi giocare come ha giocato col Bologna, col centravanti parlo io. Magari quello che fa Zirze lo fa Coop Miners, faccio un nome a caso, magari è un altro. Sì, sono d'accordo con te. Può essere Miretti, perché Miretti secondo me ha più bisogno di fiducia di Locatelli, perché Miretti, che costa zero e costa 700.000 euro l'anno, e senza palla va, si sa smarcare, ha dei tempi giusti, poi deve fare qualche gol, deve un po' smaliziarsi, questo senza dubbio, però è un giocatore secondo me mai... Se interessante, no Peppe? Cioè, nei movimenti parlo io di Miretti, poi deve migliorare, questo credo che è sotto gli occhi di tutti. Sa fare solo le ripartenze, ma
Il prossimo di partenza del denaro è un bidone. Miretti ad oggi è ingiudicabile, però che vuoi dire, sì, al ragazzo che ha fatto tutte quelle partite in Serie A con la Juventus, che sì, può far parte tranquillamente della rosa nella speranza che diventi un giocatore importante ritagliandosi il suo ruolo e giocandosi al meglio le sue tratti. Che momento stiamo vivendo della Juve? Cioè, c'è un'altra Juve a nostra memoria più o meno su questi passi, no? Tra il scetticismo, il cambio, la cosa, giocatori non esclusivamente Chelsea, sempre sulla carta parliamo noi, parliamo sempre a luglio, perciò diciamo semplice. Qual è questa secondo te? Perché noi anche gli estati che siamo andati male, la società ha investito, no? Nel senso, la società andava, prendeva il giocatore e poi sbagliava, nel senso, prendeva Felipe Melo 30 miliardi. 30 Io ti milioni. Voglio ricordare una cosa, ti ricordi la prima Juve di Marcello Lippi? Sì, assolutamente. Chi aveva in difesa? Bjerkud? No, la seconda. Giuliano. Fusi. Montero. Cioè Montero. Fusi. Fusi, no, Fusi non lo ricordo. Cazzo, Fusi? Non era esterno destro alto, Fusi? Cioè, cava dietro. Cazzo, non me lo ricordo. Sai Fusi? Mi metto sto nome. Stava a Torino, sta giocando pure a Napoli. Riccardo Fusi. Sì, io me lo ricordo alla destra, ecco perché, Peppe, io non ho parlato di difesa. La prima Juve di Lippi, quella che vince lo scudetto. Allora, 94-95, prende Ferrara da Napoli, se lo porta da Napoli Ferrara, quindi vogliono i giocatori. Sì, aveva in rosa Peruzzi, Rampulla, Squizzi, Carrera, sì, Ferrara, Andrea Fortunato, Kohler, Orlando, Porrini, Sartor, Torricelli, Conte, Deschamps, Di Livio, aspetta, addossare Luca Fusi, eccolo qua. Dal Torino, Alessio Tacchinardi, Robert Jarni, Ciro Ferrara, Deschamps, Paolo Sosa, Alessandro Orlando, e Fusi per un sacco di tempo ha fatto il libero in questa Juventus. Questo non me la ricordo, ed è brutta sta cosa che non la ricordo. E vedi questa squadra, teneva un portiere, ok, Peruzzi, che è diventato quello che è diventato. Carrera, che era uno che secondo me come carriera ha fatto quello che ha fatto Barzagli. No, Ferrara era Ferrara, vabbè, poi io l'amavo. Kohler era nella sua fase finale, anche se poi vince la Champions secondo di noi. Alessandro Orlando, che ce lo ricordiamo più per il lancio a Del Piero che per altro. Sergio Porrini, e Sergio Porrini, certo, secondo me faceva gol solo delle finali, sì, ma sì, come ma giocatore. Ora potrebbe giocare a posto di Bremer tranquillamente, per come era, com'è. È un giocatore forte, però per noi... Sergio Porrini sembrava un agricoltore strappato la domenica alla tavola per andare a giocare a pallone. Era grosso, forte, ignorante, senza paura, senza paura. Sì. Poi ci sta Moreno Torricelli. Sì. Che dobbiamo dire? Vabbè, Luigi Sartor ha giocato male. Antonio Conte, che comunque doveva rilanciarsi. Deschamps era l'unico che teneva i galloni di giocatore importante. Di Livio, Paolo Sosa a scoperta, poi Tacchinardi giovane, Luca Fusi l'esperienza, Robert Jarni, che è uno che correva e teneva tipo i treni al posto delle gambe, sì. Ci stava Di Canio, Paolino, sì. Poi dove sta? Dino Baggio, no, questa è la cessione. Di Canio l'ha ceduto, aspetta, dice, ah, eccolo qua, scusami. Ci stava Marocchi, Baggio, ovviamente in avanti, tenevi la qualità di Baggio, tenevi un giovane Del Piero, Di Canio l'ha ceduto dopo, lo tenevi, poi c'era Grabbi, Fantini, Ravanelli e Vialli. Se tu li conti qua, di classe ce ne stavano due, tutti gli altri erano giocatori che dovevano dimostrare qualcosa, viste le stagioni brutte che avevano fatto in passato. Certo. Ok. Noi invece, oggi, stiamo tagliando tutto. Non c'è più la voglia di rivalsa, ma c'è un reset totale, perché la società quello vuole. Sarà la scelta giusta? Lo vediamo. Ma se hanno deciso di fare questo, è il modo migliore di farlo. Ma devi mettere comunque una squadra tale da poter rendere con l'allenatore che hai, altrimenti ricadiamo nei sempre soliti
problemi che abbiamo avuto negli ultimi tre anni, no, tre anni di più, ok? Però questa Juve mi ricorda la Juve di, la prima Juve di Lippi, fatta di un mix di giocatori che tu dici, boh, vediamo. Ora siamo al boh, cioè, sono d'accordo, nel senso che ora tu dici, Douglas Luiz, come mai viene usato così poco in nazionale brasiliana, gioca molto di più Paquetá, per esempio, che Paquetá, ecco, io feci un nome una volta, beh, dissi, anche Paquetá costa tantissimo, e dissi, se tu non vuoi Cup Miners e vuoi un giocatore tra le linee, per come è migliorato Paquetá, anche lui in Inghilterra, potrebbe essere un nome interessante, dissi. Però secondo me quello che fa Cup Miners è veramente importante, cioè rispetto a tanti, in Europa non vedi tanti Cup Miners. Uno ha fatto il nome di Thomas Müller, che ormai avrà 37 anni, 38 anni, 36 ora, non so quanto c'ha. Thomas Müller, no? Nel senso che fa quasi la punta, quasi trequartista, sì, volte l'esterno, volte... E tu dici, lo prendi un giocatore vincente, no? Di mentalità forte, perché Peppe poi per vincere non ci mancano due o tre marpioni, dico di livello, poi è normale che gli stipendi sono tanti. Ma no, io credo che i marpioni servivano più nel calcio di ieri, nel calcio di oggi c'è bisogno più di entusiasmo che di marpioni, per quanto l'Inter giochi ancora con Mkhitaryan, Acerbi, eccetera, eccetera. Però io leggevo oggi, no, su Instagram, i flop del centrocampo del fantacalcio che verrà. Tra questi ci stava Mkhitaryan, quello gioca sempre. Mkhitaryan, Inzaghi, non lo tira fuori neppure, tant'è vero che Frattesi se ne vuole andare, perché Frattesi sono due anni che non gioca praticamente. E... cioè Frattesi è lo stesso giocatore di quando stava a Sassuolo, non è cambiato niente. Tra l'altro su Frattesi, ma se ti dicessero domani facciamo lo scambio Frattesi-Chiesa, ma l'hanno pagato, l'hanno comprato, si può fare? Io non so l'agora che è andato in Serie B, non so come funziona tra Carnevale e Marotta, se so come funziona, ma non so come funziona, diciamo, come dovrebbe funzionare a livello legale. Però devo dire che è un incursore bravo, si inserisce bene ai tempi, nel senso ha la possibilità di fare, ecco, fossi stata l'Inter prendendo Zielinski avrei rischiato di dire a Mkhitaryan, che c'ha uno stipendio anche importante, no, fare il ricambio. Però gli allenatori che pensano anche al risultato, come giusto che sia, perché Motta chiede Cup Miners? Perché può pensare che con Cup Miners si arriva non sicuramente all'obiettivo, ma è più facile arrivare all'obiettivo con quel tipo di giocatore. Cup Miners, se dovesse veramente inserirsi nell'idea di Thiago Motta, è uno da 25 gol tra assist e gol, parlo io, diciamo, tra riempire la rete e le opportunità che dà, perché si allarga e stringe, va dietro la punta, calcia di destro, di sinistro, i piazzati, ha fatto nei due di centrocampo la finale d'Europa League. Io lo continuo a dire, se uno, esatto, dopo tre anni fa doppia cifra, gol e assist, doppia cifra, poi per un periodo ha fatto il 9, per un periodo ha fatto il 7, per un periodo ha fatto il 10, per un periodo ha fatto il 4. Beh ragazzi, ha iniziato 60, come difensore centrale, poi ha fatto solo il play con Slot lì a, dove stava lì a, alla Z in Olanda. È un giocatore forte. Poi sta cosa dell'Atalanta, beh, sto dubbio che tutti dicono, cioè esce dall'Atalanta, però tutti i giocatori che sono usciti dall'Atalanta, che sono andati altrove, no, perciò forza fisica, gli esterni, Cristante, che sì, no, tutta gente abbastanza di corsa, di impatto, di fisica, io lo continuo a ripetere, togliendo Muriel e il Papu e Ilicic, che erano già un po' in là con l'età, no? Perciò già erano, diciamo, avevano il loro nome. Giocatori come Lookman e Cup Miners non ne ha mai avuti, dal punto di vista tecnico, perché anche Lookman non è un giocatore da niente. Io dico, noi Cup Miners, ma vai all'Atalanta e dici, vabbè, Cup Miners non ce lo dai, dammi Lookman, è forte anche lui. Che dici, penso Cup Miners, cioè, perché devo aver paura che se arriva dall'Atalanta sicuramente non può avere lo stesso impatto, o meglio addirittura? Vabbè, ma è come, sono le stesse fantasie che si hanno sui calciatori giovani. Quando tu hai un giovane che ti fa una stagione alla Sule e sei convinto che stai vendendo il Messi del futuro, quando poi
ti rendi conto che, guardando un attimo in maniera distaccata, sia lui che anche Yusen, fino l'anno scorso hanno fatto delle stagioni adeguate alla loro età, ma hanno ancora tanto da imparare. E chissà se poi faranno mai il salto di qualità, perché ogni anno di giovani ne giocano tantissimi in tutto il calcio, mondo del calcio. Ma di quanti poi effettivamente sentiamo ancora parlare? Sono d'accordo. Di quanti? Perciò ora bisogna sempre andarci. Ora stanno pompando liberali del Milan, lo stanno pompando, nel senso che è un ottimo prospetto davanti alla difesa, tratta l'uomo veramente spacciato, anche in mezzo a due o tre uomini, ha delle cose veramente importanti, Peppe Sovi. Lo stanno già definendo il Kaká ha portato un po' davanti alla difesa, nel senso che è stato l'uomo, il passo, no, le finte, le cose. Questo ragazzo qua deve crescere, perché quando comincerà Rudiger ha fatto una cosa sola quando ci fu Milan Real Madrid. Ne saltò due o tre di compagni, arrivò da dietro, da 30 metri Rudiger, pam, che questo ragazzino, no, si comportava come succedeva a noi, no, i giovani con i vecchi, è arrivato da dietro, ha fatto uno scatto di 20 metri, pam, l'ha steccato da dietro. Calma, perché lo stesso, Peppe, può valere per un giocatore che arriva dal Nizza, per un giocatore che arriva dall'Aston Villa. C'è lo stesso dilemma che abbiamo sull'Atalanta. Può essere anche... al Nizza l'Atalanta poi... Però vengono la Juve non è il Nizza o l'Atalanta. Con tutto il può succedere quello che vuoi sui giocatori dell'Atalanta, può succedere tutto. Alla fine non è quello che fa la differenza, ma è anche dove vai a giocare. Se hai scelto una squadra che gioca come la tua vecchia squadra, una squadra che gioca in maniera completamente differente. Gosens forse è quello che fa parlare più di sé, però Gosens si è fatto pure male subito, sì. Anzi forse l'hanno comprato che era già rotto, non mi ricordo, sì, è un po' come Ramsey con noi, no? Ramsey era un signor giocatore, arriva da noi rotto. Ramsey era un signor giocatore, sì, ma forte, sì. E non si è ripreso più. Gagliardini non lo mettevi, ma secondo avrebbe rifatto la stagione che ha fatto a Bergamo. Gagliardini è quello, lo vedi subito in faccia, guardi negli occhi e fai vabbè, fa come i cavalli, no? Io sono però Coop Miners non può, cioè, nel senso Coop Miners ha fatto benissimo in tutti i ruoli dove l'ha messo Gasperini. La cosa che mi fa stare sicuro, qual è? Chi meglio di Thiago Motta, che esce dalla scuola Gasperini, può capire come gestire un giocatore che ha studiato con Gasperini. Raga, in Serie A allenano Palladino, Thiago Motta, Juric, che giocavano nel Genoa di Gasperini. Vero, assolutamente vero. Ok, e sono tutti quanti allenatori che hanno detto la loro fino ad oggi. Non è che tu piglia un giocatore e lo fa giocare in una squadra che, anziché come l'Atalanta, che ne so, magari l'Atalanta gioca uno contro uno, aggredisce, ritmi alti, e lo metti in una squadra dove giochi a ritmi bassi, giochi sempre dietro la linea della palla, rendi male, rendi diversamente. Cosa dice? 3 anni? Secondo me ha avuto i primi 3-4 mesi appena arrivato 3 anni fa, poi ha cominciato a prendere il via Slip, secondo me. No, sono già 2 stagioni. L'anno scorso ho giunto che lo aveva portato a Napoli per 47 milioni. 47, 45, sì, esatto. Sì. Coop, la prima stagione nessuno lo conosceva. E... 12 milioni l'ho comprato l'Atalanta. Dove giocava? Giocava a mezz'ala. Dove giocava? Lui giocava al play, poi l'ho preso l'Atalanta e cominciò a cambiare il ruolo perché ebbe un bel po' di infortuni, no? Perciò ovviamente chi fa scouting deve anche capire dove può arrivare un giocatore, cosa può fare, ovviamente... le caratteristiche quali sono, e da subito si è affidato a Coop Miners, un allenatore come Gasperini, e ha avuto sempre le risposte. Io dico sempre che tu puoi giocare anche fuori ruolo, e sto discorso quest'anno l'abbiamo sentito 1500 volte per la Juve, no? Però Coop Miners, ragazzi, quando lo metteva esterno destro faceva i movimenti che fa l'esterno. Poi il passo di Coop Miners non è quello dell'esterno destro che salta l'uomo a 100 all'ora, come non è davanti alla difesa nei due con il Bayer Leverkusen, che ha detto elimino la mia parte qualitativa e divento tattico, cioè prendo il centrocampista del Bayer Leverkusen, non li faccio muovere, non ci gioco io a calcio oggi, nel senso oggi non faccio la mia partita ma faccio quello che dice il mister a livello tattico. Queste sono doti importanti per uno che va ad allenare, a prescindere se Thiago Motta o io, Peppe o voi
È questo che io voglio dire. Cioè, a me Adeyemi non mi tira, semplicemente perché Adeyemi devi aspettare soprattutto il contropiede. Faccio esempio. Ah, sì, Adeyemi sarebbe stato l'Orsolini di Thiago Motta. Sì, esatto. Con meno soldi, secondo me, avrebbero preso, ma 50 milioni, anche là come Calafiori, no. Però con Miner, Calafiori 50 milioni, ma vogliamo finire o no? Esatto, sono d'accordo, tutti 50 milioni ormai, tutti 50 milioni, porca miseria. E io dico, con Miner sa far partire i contropiedi, sa rallentare il gioco, la sa giocare, sa fare la sponda, sa fare il tiro all'improvviso, sa fare il tiro di forza, di precisione, cioè, ragazzi... Poi può arrivare alla Juve e fare 0 gol, 0 assist, 0... quello è un altro discorso. Però ragazzi, non è non ammirare il giocatore. Noi stavamo parlando all'inizio, qualcuno è arrivato ora di Nico. Cioè ragazzi, Nico Gonzalez è uno che è tattico, a doppia, aiuta, sta zitto, a destra, trequartista, a sinistra. Cioè, se non ci possiamo lamentare in questo momento storico dovesse arrivare Nico Gonzalez, è lì che batto, Nico Gonzalez. Perché un conto è che tu dici, vabbè io c'ho una squadra fortissima, ci aggiungo Douglas Costa, poi togliamo gli infortuni, quello che ci è successo con quel giocatore, però tu avevi già una squadra ben formata che ci aggiungi uno o due elementi. Qua ragazzi stiamo ribaltando 6-7 elementi su 11 titolari. Beh, cioè, se va come deve andare sono 7 undicesimi, e questo non ti crea, io parlo non di paura, beh, come dire, di timore, no? Perché il Milan di Mirabelli e Fassone, cambiato 13 elementi, portato anche Bonucci, no? Higuain, portato gente comunque anche di valore, speso 250 milioni, però il campionato, tra virgolette, fu fallimentare, no? Dal punto di vista proprio del risultato. Questo non ti crea un po', non, come dire, un po' di... Me ne creerebbe se non valutassi ciò che mi sta intorno. Okay. Se valuti ciò che ti sta intorno, vedi che l'unica squadra che ha cambiato il meno possibile è l'Inter. Tutte le altre sono in completa rivoluzione. Tutte. Tutte. Ma vediamo chi ha la Juve. Dice il momento giusto è ora. Cioè, la Juve sta rivoluzionando, la Roma sta rivoluzionando, la Lazio... Che non si o sa retrocede la Lazio. Esatto, non si sa che fa. Sì. La Fiorentina ha rivoluzionato, il Bologna... ha rivoluzionato, sono dando in classe. Il Napoli ha rivoluzionato perché perderà Osimhen. Il Napoli perde Osimhen e perdere Osimhen. C'era un ragazzo che diceva oggi: perché non facciamo lo scambio Chiesa Raspadori? Ma no, io lo farei, però voglio vederti giocare l'anno prossimo con Kvara, Lukaku e Chiesa, difendere a 6. Ti voglio vedere, ti voglio vedere. Devi giocare contro di noi così. No, secondo me Chiesa non potrà, anche se là il padre amico così voleva Conte, però Conte non gioca 4-3-3, lui poi può dire quello che vuole, no? Nel senso, ho studiato la difesa a 4, lui magari fa 3-4-3, ma ormai la difesa secondo me a 3 non la cambia. Togliendo l'Inter, Pepe, penso che tutti noi siamo d'accordo che lui ci ha aggiunto addirittura l'Inter, no? Cioè, Zielinski e Taremi, l'Inter ha aggiunto già la rosa magari più forte, comunque una rosa più consapevole. Certo, il però ha perso quei due là, come si chiama? Chi ha perso? Quello che se n'è andato in pensione è quell'altro. Ah, vabbè, Sanchez. E no. Ha preso Taremi. Irrati e quell'altro. Ah, porca puttana, se non avevo intuito, scusa, anche loro sicuramente. Però... Il Milan ha chiuso Pavlovic, a me piace tanto come difensore, vuole Samardžić. Quanto l'ha pagato? 20 milioni Pavlovic. La trovo un po' troppo lento, però è forte. Però è difensore, nel senso che per esempio rispetto a Todibo è più difensivo, no? Todibo è quello che usa... Ma lui difende molto di posizione, di posizione e di aggressività come lui, però... No. Spalla, come si dice, campo alle spalle non è che gli piace tanto a Pavlovic, bravo. Sì. Però Pulisic, Leao, Morata, e metti, dovesse arrivare Samardžić e ci prendono Kone, magari non Fofana ma Kone, questo ragazzo che non sbaglio in Germania ha dei dati, delle cose impressionanti, io non l'ho visto giocare, perciò non mi può diventare una squadra fastidiosa, cioè il Milan con questo tridente, ragazzi, non so
in Serie A, chi ce l'ha un tridente sulla carta? Parliamo sempre sulla carta. E Cicciuweze, come lo chiamo io, Cicciuweze, diciamo in panchina, che male male Cicciuweze non è. E ti dirò, allora, se prende Fofana e Samardžić, chi resta a centrocampo? Quello Reinders, come si chiama? Vabbè, Reinders. C'hanno, a Reinders c'hanno Loftus-Cheek. Esatto. C'hanno Glee, ancora c'hanno Glee. Theo Hernandez. Se prendono anche Abraham, forse è un po' troppa roba però, perché volevano prendere pure Abraham. Però, sì, è una bella squadretta. In difesa lo trovo ancora debole. Deboluccio. Sì, però è sbilanciato. Però è interessante. E poi io non mi fido del manico. Benasser, c'è Benasser anche. C'è anche Benasser. Non mi fido del manico. Ma No. Chi sarà l'allenatore di rivelazione quest'anno, secondo te? Secondo me Barroni della Lazio. Cioè, poi rispetto sempre a quello che allena, nel senso al materiale ovviamente umano. Ah, no, sì, ma l'avrà che fa con lo Tito, quindi... Sì, tu dici... Napoli lo mettiamo vincitore o secondo in classifica? Addirittura. Ah, io il Napoli ancora non ho capito... Io sto facendo le domande... Il Napoli di Conte, secondo me... In casa sarà una brutta bestia, ma in trasferta non lo so. Non mi piace. Lukaku non serve a niente, però magari fa altri 30 gol. Che ci auguriamo che sia Thiago Motta, ma credo che Thiago Motta, no, io Thiago Motta non lo considero proprio perché comunque è inconsiderabile in questo momento. E poi è sempre difficile giudicare la tua squadra. Rilancio della Ibe, ragazzi, se succede questo è perché va via poi Locatelli, cioè non può esistere anche Fofana. Paganini da 2-3 settimane che fa questo, il nome accostato al Milan di Fofana per la Juve, però ragazzi, allora non arriva Cup Miners, per qua stiamo parlando di un'altra trentina di milioni, perciò ora va bene tutto. io voglio bene a tutti. Locatelli va via, beh, speriamo a Cristo. Questo diciamo che è un che sì, che si inserisce anche, cioè, capito, Fofana non è ovviamente uno, però se tutto lì Locatelli metti Fofana, metti più intensità, impatto fisico, più cattiveria, lo può fare davanti alla difesa Fofana? Sì, a due se mette la Swiss Fofana lo puoi fare, comincia a creare i doppioni anche di livello, no? Nel senso, comincia ad avere doppioni che non perdi troppo nelle sostituzioni, diciamo così, o quando devi fare turnover, non hai troppa differenza. Ma oggi comunque male. Sentivo parlare di offerta per Cup Miners del Liverpool. No, della Juve, 50. Della Juve, 52 più bonus, sì, ma io credo, sono d'accordo con te, credo che si farà alla fine. L'Atalanta se la tira, non ha bisogno di svendere o di soldi, perciò diciamo tra virgolette sta bene. Il mio unico problema è se poi si sveglia il suo ex allenatore Slot a Liverpool e dici, beh, sai cosa c'è? Ho bisogno proprio di quel tipo di centrocampo, perché poi tu mi insegni che passa del tempo, no? Gli allenatori si accorgono pregi e difetti della rosa, della propria squadra, e può succedere che chi ha i soldi, perché in Premier le squadre hanno i soldi, dicono, quanto? 60? Vabbè, io te ne do 75. Come hanno fatto con Højlund... il Manchester United, per esempio, io ho paura che se non ti affretti, poi una squadra si accorge che manca un elemento del genere, i soldi ce li hanno. Se dovesse prenderlo io, Fagioli lo mette più avanti. Fagioli può fare, partendo dal fatto che le giovanili l'ha fatto il trequartista, Fagioli può fare, diciamo, in un 4-2-3-1 il vice con Miners, oppure giocare qualche partita titolare nel 4-2-3-1, però avanzato, diciamo, quello in appoggio alla punta, secondo te? No, secondo me può fare il vice Ruiz. Comunque, Paganini, non lo so, Locatelli va in Francia, speriamo. Fofana però sarebbe quel giocatore di cui sentivamo la mancanza in questo momento, dove non sapevamo chi schierare là, il 4-1-4-1. Cioè, insomma, forse serve quel tipo di giocatore.
che sia poi a questo punto bisogna ragionare su tante cose. Perché poi la coperta quella è. Noi abbiamo visto che fino ad oggi sulla Juve, offerta per questo, contatto con quell'altro, accordo con quell'altro, cioè pare che è giunto che lo faccia apposta. Secondo me si diverte. A leggere, a scrivere, secondo me anche lui si diverte, cioè io sono d'accordo a il sorrisino, perché poi loro sanno dal vivo, come ha detto Peppe prima, il mercato lo conosce, chi lo sa fare, ragazzi. Poi giunto, dobbiamo sempre capire chi arriva da gestioni diverse e da input che gli ha dato la proprietà. Adesso dobbiamo sempre mettere tutto sulla bilancia. Poi ti ricordi il mercato magari... che ha fatto a Napoli l'anno dello scudetto? Cioè lui l'anno dello scudetto del Napoli va a prendere, il Napoli aveva bisogno di due giocatori in attacco, prende il miglior giovane del momento, Raspadori, e prende il miglior, diciamo così, centravanti di terza fascia, terzo slot, come si direbbe al fantacalcio, che è Simeone, e lo mette a fare, ovviamente, il vice Osimhen. Poi ti va a prendere in Inghilterra, chissà, in prestito, con una formula che sa solo lui, e ti diventa, lo va a prendere prima, poi dopo vabbè, diventa l'anno dello scudetto una specie di Steven Gerrard che faceva tutto. Lo botta, se lo inventa Spalletti, ti fa il gioco Kvara, e soprattutto in difesa ti va a trovare Hakim, che comunque tutti i giocatori, questi qua che ho nominato, che fisicamente stavano bene, che avevano nella fisicità forse la loro arma in più, la loro arma migliore. Questa cosa fa riflettere, nel senso che ragiona bene quando ragiona così, sai benissimo che non andrebbe come primo slot su un giocatore che viene da tanti infortuni, non andrebbe a comprare Berardi, non andrebbe a comprare un giocatore che non regge le due partite in una settimana, anzi no, è quelli che ha preso fino ad oggi fisicamente ci sta. Lui ha una rete infinita, sia di conoscenza ormai che si è creata lui, ormai con soprattutto da quando è arrivato a Napoli, ma già quando aveva Carpi aveva qualcuno anche in giro per l'Europa, sai, quei campionati tipo la Corvino, no? Quei campionati lontani dove nessuno vede, nessuno conosce, poi aveva questo tipo di scouting. Il problema è che lui, secondo me, si è dato non la zappa sui piedi verso quelli che sono critici, io dico sempre a prescindere, no Peppe, quelli che sono critici, che sono sempre di una fazione o dell'altra, dicendo faremo un mercato da Juventus. Secondo me non ci sono le condizioni di fare il mercato da Juventus, nel senso, la vecchia Juventus mi serve Peppe, quant'è? 50, mi serve Frank, 60, 70, non c'è problema, nel senso, dopo tre giorni tu la finivi. Ora Kupmeiner, se riesce a risparmiare 3-4 milioni, è grasso che cola, cioè non vai più a dire vabbè, 50-60-60, e va bene anche così. Perciò dobbiamo capire anche che stiamo in una fase veramente di ripristino. È per tutti, totale. Ripeto, è per tutti. Sì. Che poi, vedi, prendi il procuratore di Sulé, che va a dire che la Juve doveva per forza venderlo. Che puttana, aveva bisogno di soldi. Sei andato a Roma. Non sei andato al Manchester City, che c'ha i soldi magari. A Roma sei indebitata con tutti. Che dici? Ma sì, a parte quello, cioè, c'è una categoria anche là. Che doveva dire? Mica poteva dire è andato via perché alla Juve non è considerato titolare, quindi sì, Motta l'avrebbe tenuto per lavorarci, avrebbe tutto comunque. Lui restava se andava via Chiesa, cioè se andava prima via Chiesa, che so, alla Roma o a Napoli, da ma tu parte ci potevi Chiesa. Lavorare su Sulé, ma dovevi comprare titolare però. Mi è un po' dispiaciuto che è andato via, infatti. Ma io dicevo sempre tanto tempo prima, sareste disposti voi tifosi ad affrontare una stagione con Ildiz, Sulé, Vlahovic per comprare poi Kupmeiner a centrocampo? Tutti quanti sì, no, forse boh, però due giovani e a coperta che l'è, cioè non è che sì, io all'epoca consideravo di avere un Salemakers, come non mi ricordo come si chiama, o da una parte o dall'altra, e un altro giocatore simile che potesse quindi poi sostituire all'occorrenza il giovane. Però è un rischio grosso giocare con i giovani.
Sempre. Non si vince mai, dai Peppe, diciamo la verità, con i giovani non si vince mai. Puoi costruire negli anni, può diventare qualcosa di importante negli anni, ma non, noi non siamo mai stati 4 anni senza vincere nulla. Ma tu prendi Jusen, no? Prendi Jusen. Sì. Quanti anni c'ha? 19, è 2005 lui. 2005, 19 anni. È pronto adesso? No. È un anno. Diciamo che l'anno prossimo è pronto. No, c'ha 21 anni. Terza stagione, 22 anni, fa una stagione buona. Tre stagioni. Arriva il Liverpool, ti dà 80 milioni e se lo porta a casa. Certo. Tu l'hai cresciuto? Fa come quella, come si diceva dalle parti vostre? Cresci bene che poi ripasso. Ah, sì, cresci buono che poi venga a rotta. Cresci bene che poi vengo di nuovo. Sì, sono d'accordo. Sì. No, ma è così. L'Atalanta d'Europa. No, l'Atalanta, perché l'Atalanta adesso no. Una squadra che cresceva i talenti per poi venderli. L'Udinese, no? Faceva le cose. L'Udinese dell'epoca. L'Udinese d'Europa, sì. E allora, sì. Vuoi andare via, vuoi andare a giocare. Vai, fai rischiare ad altri. Non sei pronto adesso, preferisco avere un 26enne che mi fa 30 partite da 26enne che sa qual è la strada, anziché doverti stare qua a indicare tutti i giorni a pensare a come devi lavorare, a pensare come devi mangiare, a pensare che vita devi fare, come devi giocare. Oh, queste cose qua si insegnano ai pulcini, non alla Juventus. Vai là a fare scuola calcio a un'altra parte. I squadri dovranno il tempo per insegnarti a KTSM è il mio motto. KTM non può essere la moto, solo quello volevo dire. Mentre c'è Julian Alvarez che parlano che può andare all'Atletico Madrid. E allora là capisci che magari hanno lasciato fare poi Dovlik, no? Quello che è andato alla Roma, perché magari si libera contrattualmente Julian Alvarez, o semplicemente perché Julian Alvarez con Haaland fai sempre fatica a trovare più spazio se c'è Haaland, perciò magari vuole andare a giocare. Certo, giocatore secondo me alla Toro, al Martinez dell'Inter, nel senso proprio, diciamo, simile, però può venire addirittura meglio. Peppe, io più che ringraziarti, non so che fare, ringrazio, è stata veramente una bella chiacchierata dopo tempo, tanto tempo, che non parlavamo di Juve. Peppe ha un suo canale pure, Comics 21. Comics no, non c'è 21. Nessun canale. No, devi allora, a fare il canale. Vai. C'ho sulla piattaforma rossa. X21 TV, dove se mi mandi qualche short io lo metto, lo carico. Sì, non li sto farò facendo, delle cose sui generi. Farò delle cose sui generis, dove parlerò non io, ma in collaborazione con tanti amici di fumetti, videogiochi, cinema, vita da negozio. Infatti, io farò le live. Mi piacerebbe fare con te le live delle partite quando sarà possibile, ma non solo della Juventus, perché vorrei vedere pure altre, a Champions, il posticipo, quando abbiamo tempo, quando le mogli non si mettono addosso. E in tutti i sensi, ora che ci vengo. E quindi, sai, per parlare, ho anche altri amici, in negozio questo faccio il giorno, lavoro e mentre lavoro viene un cliente e si parla di una cosa, viene un altro cliente e si parla di un'altra cosa, viene un amico e si ragiona su un altro fatto. Presto mi metterò con la telecamera in faccia, live 24 ore su 24, e potrò divertirmi. Però le rubriche vanno fatte. Tutti i social, quello diciamo dei balletti, quello delle scenette, quello di Instagram, quello di tutti i social. Quindi su 21 TV, soprattutto sulla piattaforma rossa e su Instagram Comics 21 Fumetteria, così vi divertite. Se dovete fare qualche regalo, sapete a chi dovete chiamare. E sul il frontman, soprattutto in quel negozio dei tre amici, soci, è sempre di Peppe. Di solito sì, è sempre quello di Peppe. Ragazzi, io a chi c'è stato, a chi ha commentato, abbiamo fatto una bella chiacchierata, è volata. Sono state 1 ora e 40 minuti, sono volate come se nulla fosse, perciò vuol dire che siamo stati bene, spero anche voi. Peppe, grazie mille, alla prossima, tanto noi ci sentiamo spesso. Ci sentiamo in chat. Buonasera a tutti ragazzi, grazie. Ciao, buonanotte ragazzi.